Siamo con Paolo Troisi al termine della partita tra Rocca Priora e Rocca di Papa contro la Spes Mundial, una partita non come le altre, finisce la stagione anche qualcosa di più, partita piena di emozioni, ci siamo tutti emozionati in tribuna alle parole che ti hanno dedicato e che tu poi sei salito a fine primo tempo a dedicare a tutti quanti. Facciamo magari una considerazione prima sulla stagione e poi dopo un bel finale. Guarda, sono onorato di far parte di questa società, questo è il secondo anno e niente, per la stagione eravamo a un passo, le ultime diciamo 10 giornate eravamo a un passo comunque da sperare di poter anche vincere il campionato. Purtroppo non è stato così, ci sono state diverse problematiche durante l'anno e che non ci hanno permesso comunque di essere abbastanza solidi per arrivare in vetta, però abbiamo fatto una buona stagione, comunque ci siamo sempre comunque messi a disposizione del mister, di tutta la società, l'abbiamo seguito, poi siamo una squadra che comunque abbiamo carattere e da vendere, quindi si è visto penso sul campo e anche le rispettive squadre comunque hanno visto il nostro potenziale. Non sempre si vince, questo è chiaro, però ci abbiamo provato, ci abbiamo messo tutto noi stessi per arrivare all'obiettivo, ma non ce l'abbiamo fatta. E per quanto riguarda ecco la mia ultima partita, è stata veramente, ecco, mi commuovo anche ora, è stata veramente una giornata speciale, una partita speciale, e dopo 30 anni di calcio giocato comunque non è facile comunque lasciare. E io non recrimino niente, come ho detto prima, ringrazio veramente tutti i miei allenatori passati, ringrazio il mister, ecco, Stefano Quazzoli di questa società di Rocca Priora, ringrazio tutti i compagni con cui ho giocato, ma anche tutti gli avversari che comunque hanno fatto parte della mia storia calcistica, ecco. E niente, rifarei tutto da capo. Quello sì, è vero, rifarei tutto veramente da capo e mi sono tolto veramente grandi soddisfazioni, e sia nel professionismo ma anche nel dilettantismo e niente, ecco, ringrazio veramente tutte le persone che hanno permesso tutto questo, a partire dai miei genitori, mia moglie, tutti i miei parenti anche, ringrazio tutti, i miei compagni di squadra attuali. E niente, faccio un augurio ecco ai ragazzi, che chi inizia e chi intraprende ecco questo gioco, che è il gioco più bello veramente del mondo, e niente, auguro a tutti veramente di divertirsi sempre con la testa e con la tenacia e con tante varie cose si ottengono bei risultati. Un in bocca al lupo veramente a tutti i ragazzi. Credo che questo verrà apprezzato veramente da tutte le nuove generazioni e vediamo un po', magari se te ci riservi qualche cosa, se già hai in mente per il futuro invece, perché sicuramente abbandonare il campo è una cosa difficile. Magari hai pensato già qualcosa per il post carriera? No, attualmente devo dirti la verità, no. Attualmente no. Diciamo, tra virgolette, mi godo questo momento, nel senso, ecco, posso stare più vicino ecco alla mia famiglia. E poi quello che verrà, magari saprò qualche chiamata ecco da qualche società che comunque serve una figura, sono veramente a disposizione, però attualmente non ci penso, non ho fatto progetti ecco, e mi godo ecco il momento e... Ci sta sicuramente un'intera estate di mezzo, e allora ti lascio godere questo momento, Paolo. Grazie mille a voi.